Una serata di festa all'insegna della solidarietà e della beneficenza. Ieri sera al Cortile Platamone un evento di moda, musica e spettacolo per raccogliere fondi in favore della ricerca contro la mastocitosi, una forma tumorale rara, quasi sempre benigna, caratterizzata da un eccessivo accumulo di mastociti in uno o più organi. La manifestazione, presentata da Sandro Vergato e Barbara Gricoli, organizzata dall'Associazione di Volontariato, Soccorso e Fratellanza, con il patrocinio del Comune di Catania e della FPCGL, è stata anche l'occasione per procedere alla premiazione del trofeo Sant'Agata. I soldi che verranno raccolti questa sera, con i fondi di questa serata, verrà, come dire, avviato veramente l'ambulatorio dedicato alla mastocitosi qui in Sicilia, a Catania, al Policlinico Universitario. Per attivarlo intendiamo che investiremo questi fondi nella ricerca innanzitutto, ma anche nella formazione di medici dedicati allo studio e alla cura di questa patologia, e anche per l'acquisto di alcuni presidi diagnostici che sono fondamentali per la diagnosi e il follow-up di questi pazienti. La nostra associazione Soccorso e Fratellanza è stata chiamata a compartecipare assieme all'Assimas, che è l'associazione per i malati di mastocitosi, ad organizzare questo evento. E noi, ben disposti e sapendo che i catanesi ci possono dare una mano per questi malati e per realizzare quello che il Dipartimento di Allergologia del Policlinico metterà in atto con i fondi che riusciremo a avere stasera dalla generosità proprio del popolo catanese. Se volete continuare in appresso, sul nostro sito troverete come donare per proseguire questa missione che noi abbiamo assolto. Grazie a tutti i catanesi. L'amministrazione comunale questa sera è qui non solo a portare il saluto dell'amministrazione comunale, appunto, all'Associazione di Volontariato Soccorso e Fratellanza, una organizzazione di volontariato che svolge un compito importante non solo per la cura, il sostegno agli ammalati di mastocitosi, ma è anche un'organizzazione che nel territorio svolge un compito essenziale, importantissimo, di sostegno e cura ai tanti che hanno bisogno. Siamo qui quindi non solo per portare il saluto, ma anche per sostenere e portare un plauso a questa iniziativa che naturalmente è, diciamo, l'ultima iniziativa dell'estate. Con questa si chiude appunto il mese di solidarietà agli ammalati di mastocitosi. Questa è una serata molto importante, anche perché noi come CGL Funzione Pubblica stiamo patrocinando anche l'iniziativa. È un'iniziativa importante, noi ci stiamo spendendo anche nel sociale e quindi con la nostra presenza intendiamo dare un contributo importante, proprio perché le malattie genetiche sono delle malattie che vanno sicuramente supportate, anche perché la gente, le istituzioni devono prendere coscienza che ci sono delle fasce deboli che soffrono, e quindi su questo noi vogliamo dare anche il nostro contributo per far sì che vengano create delle situazioni e quindi vengono legiferate delle norme che mirano a finanziare la ricerca, proprio perché questo tipo di malattie colpiscono sempre più fasce di persone, e quindi su questo noi vogliamo dare anche un contributo, prima di tutto per portare a conoscenza un po' di quella che è la realtà. Noi ringraziamo anche il presidente Sinito perché ci ha coinvolto in questa iniziativa. Noi siamo ben lieti anche come CGL di estendere anche ai nostri associati una collaborazione, quindi dalla serata di oggi inizia anche con noi come CGL una collaborazione. Noi intendiamo poi portare nelle nostre assemblee, all'interno degli uffici, all'interno dei posti di lavoro, quelle che sono queste realtà che certamente molto spesso chi vive con il cruccio di questa malattia molto spesso è isolato. No? Sì, è importante perché è un'occasione per dare un po' di attenzione, focalizzare, sensibilizzare un po' tutta la cittadinanza su una malattia rara. Daremo anche noi il nostro piccolo, modesto contributo come Polizia Municipale. Tutto qui. Siamo orgogliosi di esserci.
L'obiettivo principale della serata è la sensibilizzazione per questa brutta malattia che è la mastocitosi e speriamo appunto di raccogliere quanto più possibile per rafforzare i mezzi del Policlinico affinché possano contrastare questa brutta malattia e possano offrire ecco, un punto di riferimento importante non solo per Catania ma per tutta la Sicilia. La mastocitosi, come abbiamo già detto prima, è una malattia molto rara che colpisce i bambini neonati e non soltanto sia adulti dai 20 ai 40 anni, quindi ricordiamo ancora una volta di venire numerosissimi perché vi aspettiamo e soprattutto perché i soldi, qualsiasi sia la cifra, l'importante è che venga fatto col cuore, sarà completamente devoluta alla scoperta, quindi alla ricerca qui a Catania, soprattutto al Policlinico di Catania proprio per questa malattia. Allora, una delle ospiti più importanti della serata è Valeria Fisichella, guardate che bel primo piano, stupenda, radiosa, solare, lei è una voce solista del Teatro Massimo Bellini ed è anche un soprano molto particolare perché il suo tipo di espressione canora, infatti, qual è? Come si chiama? Allora, io sono un soprano lirico belting, ovvero spazio dalla musica classica alla musica, diciamo così, meno classica, ecco, swing, jazz, e infatti sono stata per due volte solista al teatro, proprio prima nella veste di soprano lirico, nell'opera Il Trovatore accanto all'Etoile di Mitra Teodossio e poi recentemente al Villa San Saverio per un concerto appunto swing, sempre come voce solista del Teatro Bellini.